compagnia di Ernest Caracillo, presidente dell'associazione culturale Licerv in questo caso. Bellissima manifestazione, soprattutto storica e di origini antichissime. Sì, di origini antichissime, addirittura arcaiche. Noi la portiamo avanti con tanto amore. Un po' di problemi ci sono, però la cosa bella, quei pochi giovani che comunque fanno parte del paese danno il massimo, danno tutto insomma. Una rappresentazione molto suggestiva e che vede la partecipazione di quanti elementi? Ma io diciamo che l'associazione si è costituita nel 93, francamente io sono 33 anni che la porto avanti. Però da 20 anni a questa parte si è costituito questo gruppo itinerante e cerchiamo anche di portare la maschera fuori. Ecco, una rappresentazione abbiamo visto che si compone di due figure protagoniste, la storia gira intorno alle due figure che sono appunto i cervi. Siamo stati anche a seguire dietro le quinte appunto della vestizione di tutti i figuranti e abbiamo visto soprattutto poi la maschera del cervo, che è quella un po' più forse complicata da montare. Ma sì, diciamo che è più complessa perché ci sono una serie di cose da mettere così in atto nel momento in cui c'è questa vestizione. Ma se torniamo indietro con gli anni, la vestizione veniva fatta diversamente. C'era proprio un rituale, si impiegavano 3-4 ore addirittura perché le pelli venivano prese dal macellaio, venivano seccate. Diciamo trattate con la pietra come facevano gli indiani e poi venivano cucite pezzo pezzo e si arrivava poi a completare questo costume che era, venivano cucite al momento e si impiegavano 3-4 ore. Molto bene, un successo qui a Castelnuovo in questa edizione, tantissima gente che è venuta da tutte le parti. Qual è il successo appunto, qual è la caratteristica che spinge tante persone a venire ogni anno a questa rappresentazione, se vuoi anche un po' di buon auspicio? Sì, sicuramente il lavoro che l'associazione sta portando avanti in questi anni. Noi lavoriamo molto con materiale editoriale, ma più che altro con il sito internet e poi portando la maschera in giro. Questo ci ha dato poi questo spazio sempre più vasto. Abbiamo fatto diversi gemellaggi, non solo con i sardi, siamo andati anche fuori all'estero. E niente, a differenza di prima ci muoviamo con orgoglio. Molto bene, infine nell'arco appunto di questo pomeriggio dedicato agli Cerv c'è stata una vostra rappresentazione musicale. Ecco, dove ha trovato l'ispirazione per delle musiche così energiche, diciamo a tratti diciamo quasi con un ricordo irlandese se vogliamo? Ma questo è dovuto sicuramente dalle mie esperienze vissute per il mondo. Ho girato tanto e girando poi uno trova sempre qualcosa di nuovo e io, come dire, ho memorizzato tanti aspetti e alla fine è venuta fuori anche questa, diciamo, questa visione irlandese. I prossimi appuntamenti degli Cerv a questo punto? Ma con il Cervo sicuramente saremo ospiti il 26 aprile in Basilicata a Tricarico. Lì ci sarà una manifestazione, un raduno di maschere zoomorfe. In veste di? Janara. Per l'occasione naturalmente, per la manifestazione tradizionale, antichissima degli Cerv. Da quanto tempo partecipi? Da quest'anno. Quindi prima volta? Mm. Prima esibizione questa sera? Sì, sì. Tu quanti anni hai? 11 e mezzo. E insomma, cosa si prova a stare per entrare in scena? Un po' di paura, emozione. Emozione. Ti hanno spiegato cosa devi fare? Insomma, avete fatto le prove? Sì. Tu cosa farai? C'è una specie di insieme di danze. Prima si entra e poi ci mettiamo in cerchio e facciamo il rito.
Bene, invece per quanto riguarda l'abbigliamento, da che cosa è composto? La pelle, poi sotto ci sta la maglia nera, il pantalone nero, poi ci sono le scarpe di pelle, la parrucca e la maschera. Bene, allora mi raccomando, in bocca al lupo, come prima volta. Ciao, tu come ti chiami? Maria. No. Maria, anche tu? Yanara. Sì. Per l'occasione, quanti anni hai? 18. 18 e da quanti anni partecipi a questa rappresentazione? 4-5 anni, sì. 4. Insomma, una presenza storica. Abbastanza. Cos'è la cosa bella di far parte di questo gruppo di ragazzi e di uomini e donne davvero energici che portano avanti una bella tradizione? Appunto, continuare la tradizione tutti quanti insieme, perché comunque è una cosa a cui teniamo, e nonostante questo comunque ci divertiamo. Senti, per la preparazione quanto tempo vi impiega per la coreografia, per le musiche, per la sincronizzazione dei passi e dei movimenti? Durante il rito questa sera? Sia durante il rito che prima, nella fase di preparazione. Il rito durerà una mezz'oretta, 45 minuti, ma noi comunque facciamo le prove e iniziamo 3-4 mesi prima a provare una volta a settimana. Sì. Dove provate? Abbiamo un locale all'inizio, all'entrata del paese, un locale comunale, quindi ci raduniamo lì. La redenzione dei cervi termina così la manifestazione, la rappresentazione storica e mitologica degli cervi a Castelnuovo Volturno, qui in provincia di Isernia. Ebbene, a questo punto non ci resta che salutarvi e naturalmente darvi l'appuntamento con i nostri approfondimenti di Viaggio Molise e con tutti i nostri canali tematici. Canale 11 per il Molise, canale 96 per l'Abruzzo e 749 Roma-Lazio. Vi ricordiamo anche il sito internet www.telemolise.com. Grazie per averci seguito.